abbiamo una materia prima che è del prosecco appassito fermentato. Abbiamo un arambicco discontinuo a bagnomaria. Vuol dire che noi andremo a caricare l'arambicco, chiuderemo l'arambicco e partiremo con la distillazione. La tradizione è quella di trasferire la materia prima dalla damigiana all'arambicco. Adesso dobbiamo chiudere per poter poi avviare il processo della distillazione. Soffiare e far evaporare. C'era la pompa a mano, quindi si pompava l'acqua dal torrente, si caricava la serpentina con l'acqua fredda, si faceva passare, transitare la serpentina sulla caldaia, ma fine 800 raggiunto l'apice dell'arte della distillazione. Il vapore diretto serve ad ammorbidire la materia prima e portare su un vapore che ha acqua e vapore. 50 gradi vuol dire noi dovremmo aggiungere comunque un po' d'acqua e adesso andiamo a sentire. Quando ci si approccia al gusto gustativo bisogna visualizzare la materia prima che è originata dal distillato. È fondamentale, è basilare, senza questa correlazione non si riuscirà mai a stabilire in maniera corretta, in maniera adeguata, la qualità del distillato stesso. Perché anche gli aromi in distillato non si possono sviluppare in maniera armonica? Altro aspetto importante, ricordatevi sempre, qualsiasi degustazione si fa a livello olfattivo, per il degustativo facete spesso gli esperti, per cui la pulizia della bocca, o nel caso del distillato un po' d'acqua, nel caso del vino magari si può mangiare un po' di pane, non del distillato che erano goccioline, altrimenti la bocca rimarrebbe con delle imperfezioni, ma si trascura sempre la parte olfattiva. Possiamo prendere il bicchiere numero 2, tiriamo sempre un attimo, i nostri 5 secondi, e mettiamolo giù. A memoria questo ha delle caratteristiche, ha una espressione che è completamente diversa dal precedente. Il precedente era estremamente pulito, quasi acqua, okay? Solo che era un'acqua alcolica, e quindi con il po' di frutta riesce a conferire quelle piccole sfumature che comunque non devono prevalere e che vanno a caratterizzare, vanno a identificare la propria presenza. Qui c'è scritto frutta cotta. Che tipo di frutta cotta? Nel caso della frutta cotta, se lei segue il percorso, va dopo paese d'origine, quindi è 100% mela, per cui la frutta cotta in quel caso è mela cotta. Una volta c'era la discriminazione tra puzze e profumi, perché anche le puzze davano delle indicazioni, perché non c'erano i frigoriferi, non c'era la catena del freddo come c'è adesso, per cui anche il conservare le materie alimentari davano delle indicazioni attraverso l'intensità delle puzze fino a che intensità si poteva utilizzare un pezzo di carne.